È una cosa a tempo. Che c***o è di Fatal? Non giocare con il mio cuore così. Serio? Dimmi di sì, te prego. Te prego. Sto aspettando un sin chat. Io non vado avanti, non me ne frega un cazzo. Buonasera. È così? Dopo ce lo vediamo. Non adesso perché è serata Baionetta. No. No. Bisogna essere professionali, Sans. Bisogna essere professionali. Guarda tutti che sono venuti in chat per dirmelo. Quanto vi amo, cazzo. Buonasera, Camillo. Sì, Camillo, benvenuto per la prima volta. Due minuti, no. Non so, guarda pure Ragnar, tutti quanti. No, no, però. No. Sì. No, aspettate, raga, no. Me ne frega un cazzo. No, 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 aspetta, buoni. Buoni, buoni, buoni. No, aspetta, 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 che cazzo. Ce lo andiamo a vedere, me ne frega niente. Non me ne frega niente, ce lo andiamo a vedere. Ci prendiamo un attimo una pausa, raga, tocca andare. Allora, Dragon's Dogma 2. Un minuto fa di... L'hanno proprio pubblicato istantaneamente, Dio Cristo. Istantaneamente. From the dragon's flames. You need only believe in your own destiny, Arisa. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisa be? Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisa. Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. Long live the Sovereign of Reborn! Se fanno la figata che siamo noi l'altro drago. Oh, anche la Sfinge, Dio Madonna! C'ho la tachicardia, porca troia. Madonna, hanno fatto quello che ho detto io. Hanno preso Dragon's Dogma Online e ci hanno fatto il secondo. L'hanno fatto, Dio Cristo. Lo hanno fatto. Perché ci sono tutte le cazzo di altre razze. Perché in originale, in cazzo di Dragon's Dogma, ci dovevano essere gli elfi, i nani, gli orchi. Sì, se c'è un pre-order lo faccio. Non me ne frega un cazzo. Ma c'era una data? C'era un trailer con una data? Per chi sapesse, perdonate per chi si vuole vedere Baionetta, adesso torniamo. Ma c'era una data? Ditemi di sì. Madonna! Va bene. Esiste. Esiste. 2022-2023, penso 2023-2024, ma però esiste, ragazzi. Lo accetto. Perdonate per chi si sta voleva vedere Baionetta e tutte cose, ragazzi. Grazie che me l'avete detto. Ma guarda, ma avete fatto salire la serata? Voi non avete idea. Siamo le 1080p, ma tanto questo l'IGN avrà sicuramente fatto ok, registra schermo. Cioè, letteralmente. Tra l'altro bello. Ma tra l'altro ci sta qualcuno che sta cavalcando i grifoni. C'è qualcuno che sta... Madonna, se ci stanno le mount, raga. Mi sa che è francese. Sì, allora metteremo in pausa molte volte perché devo vedere. Mi sa che ci stanno veramente i mezzi di trasporto, perché dipende anche quanto è diventato più grande. Allora, io stavo dicendo che guardando questa cosa, potrebbe essere veramente che è riambientato. Allora, la cosa migliore secondo me... Tanto il carretto l'hanno messo apposta, raga, sì. La cosa migliore secondo me sarebbe un altro universo per resettare molto la cosa. Però questa qui, in alto a sinistra, è tantissimo la Torre della Luna. È parecchio la Torre della Luna.
tutta la geografia con tutto il mare, la cosa, mi sa parecchio. Però è anche vero che quella non può essere Grand Soren. Quindi le cose sono due: o è avanti nel tempo, quindi si è evoluto tutto quanto, o è un altro universo che sarebbe anche meglio. Ma guarda Kyle, se le mettono sensate sarebbe figo, perché poter cavalcare magari un grifone, ergo tamare gli anni, le bestie, potrebbe essere qualcosa di figo. Però appunto io spero più in un'altra cosa, anche perché ste torri tecnicamente non esiste soltanto una, delle ne esistono parecchie ragazzi, perché in Dragon's Dogma il fatto è che la fede è un po' particolare perché non viene molto discussa, ma un tempo si credeva negli elementi, quindi esiste la torre dell'acqua, della luna, del fuoco, quindi potrebbe essere tranquillamente anche un'altra torre di un altro dio a cazzo. Io spero sia un altro universo, cioè sia un altro universo alternativo, anche perché spiegherebbe il perché ci stanno gli orchi effettivamente, e sembra tra l'altro più alta. Anche quello è vero Ala, però andiamo avanti un attimo, stiamo in un posto nuovo qua. Ok, ci stanno le pedine, questi cosi qua. L'hanno in realtà, no, non sono gli orchi, pensavo di aver visto bene. Sono proprio leonini, mi sa che hanno aggiunto razze. Hanno aggiunto sti cosi, però vuol dire che se hanno aggiunto questi robbi potrebbero aver aggiunto e anche implementato le altre cose, tipo gli orchi, i nani e cose che tra l'altro in Dragon's Dogma Online c'erano, e gli elfi. Bello. Vabbè, questo è il colpo dello sguardo, brutalmente, il distruttore. Questo, madonna, hanno remeccato il golem, questo è un cacciatore. Erano, sì, questi c'erano, però non so, magari potrebbero essere questi gli orchi, Rufus, però tecnicamente no, perché fino in Dragon's Dogma li ha messi gli orchi, e sono quei robbi che sono attratti dalle donne nelle montagne, quindi potrebbe essere che hanno aggiunto proprio qualcosa di extra. Allora, l'unico peccato di questo trailer, lo sapete qual è? È che l'hanno streamato e quindi è pixel, perché questo è un golem. Questo è... questi sono incantesimi nuovi. Questo è un Archer Mago, sì, perché c'ha quell'arma. Madonna, che bello graficamente. Questa è una classe nuova. Potrebbe essere una sorta di chierico. Anche perché è acqua quella. Questo è uno stregone, va bene. Sta città qua. Eh no, è nuova. C'è un drago che viene trafitto da... Potrebbe essere... Sì, potrebbero aver cambiato universo. È un'alternativa a Grand Soren. Perché c'è un drago senza testa che viene ucciso da qualcuno. È una... Madonna, dato che bella che sembra. È una Grand Soren alternativa. Quindi potrebbero aver rifatto, secondo me, Dragon's Dogma 1 fatto bene. Cioè, completo. Ma il fatto, sai qual è, Ala? È che Grand Soren non è che è così cioè, non è quel tipo di distrutta. Perché Grand Soren è... Allora, c'è da dire sempre una cosa. Molte volte uno bisogna anche capire che nei giochi vecchi le città venivano raffigurate come tre case di merda. Non perché erano tre case di merda, ma perché purtroppo non potevi creare l'inferno di città enorme, no? È come molte volte che noi in Dragon Age Origins arriviamo a Denerim. Tu dici, Denerim sono quattro quartieri di merda. No, è molto grossa, soltanto che non la puoi implementare. Quindi, boh, oppure è un grosso re... anche, secondo me, è semplicemente che siamo in un altro universo. Perché è quella la cosa, secondo me. Se la possono giocare molto più safe così, perché lo sapete qual è il fatto? È che canonicamente Dragon's Dogma 1... Cioè l'universo di Dragon's Dogma 1 finisce che non c'è più il drago, non c'è più il ciclo. Cioè proprio canonico, tu se fai tutti gli altri finali cattivi, no, in cui te ne vai via, ti arrendi, muori, ti fa ricaricare. E quindi canonicamente il primo finisce che il ciclo si spezza. Non c'è più un Seneschal, non c'è più il dio che controlla tutto, il drago che rispona, non ci sta quella roba. Quindi questo deve essere per forza di cosa un altro universo. Quindi poi dipende dove siamo. Cioè, se mi metto nel francese potrebbe essere in quel territorio da cui viene cosa. Perché si parla di altri territori nella lore di Dragon's Dogma. Tipo, da dove viene la nostra casca un po' tarocca. Sì, no, aspetta. Fammi vedere. Che cazzo è? Che inutile che me lo fai vedere così. Questa no, è proprio un'altra zona ancora. Questo non è mai nella vita, Grigori. Mai. Donna, raga, c'è veramente la... Guarda, questa è qua. Come puoi fallire la quest del carretto? Raga, c'è il carretto. C'è il carretto col bue di merda. Tanto bello che c'è la fisica. Ecco, questa cosa qui mi ha saputo di coop online tantissimo. A parte che lui l'hanno fatto, la faccia di lui è la faccia del... Oddio, potrebbero farci giocare anche un prequel. Perché c'è la faccia del Seneschal? Secondo me perché gli pesava il culo. Però le pedine sì ci sono, perché abbiamo visto il simbolo. Però mi sembra troppo umana. Cioè sono due le cose: o hanno reworkato le pedine, quindi sono diventate ancora più interattive, figo, o questa mi sa di... Cioè il dare il 5 al tuo amico che abbiamo fatto una figata. Però vediamo. Va bene. Questa è bellissima.
Questa è la spinge. Guardala che bella. No, non mi fate sti cazzo di flash così, fatemi capire. Ah, perché ci sta una Risen oscuro. Ecco perché gli brilla il petto, perché è una Risen oscuro. Queste sono le pedine. È una Risen oscuro che magari è andato al potere. No, invece no, è un cristallo qualcosa. Pensavo fosse un flash del cuore. Invece no, è solo oscurità. Ma quindi ci sarà di nuovo Grigo, cioè il drago da battere. Parecchie robe, eh? Parecchie cose. Il mondo sembra molto più, cioè graficamente, per quanto questi 4 pixel possano mostrare, graficamente sembra molto bello. E se c'ha il motore di Resident Evil 4 Remake, ragazzi, potrebbe essere anche ottimizzato di Cristo. Perché ricordiamo che una grande cosa che io dico sempre della Capcom, e se non si smentisce mai, è che ottimizza i giochi di Cristo. Io vi ricordo che noi abbiamo giocato Resident Evil 4 Remake tutto ad ultra, con l'RTX al massimo a 60 fissi in live, in una live in full HD e a 60 fps. Non è droppato mai, quindi potrebbe essere molto figo. Vedo anche che ci sta molta più gente. Dipende dove è ambientato Rufus, perché questa qui potrebbe, questo non sembra tra l'altro il picco dell'inizio, guardato così non sembra assolutamente il picco iniziale di Dragon's Dogma 1. Vabbè, il grifone che hanno detto, guarda, hanno fatto proprio letteralmente, guardate, vi ricordate tutte le bestie standard, eccole. Ma perché tecnicamente Rufus, oltre alla muraglia ci sarebbe l'impero ad ovest, ma l'impero ad ovest almeno in Dragon's Dogma 1 era devastato, cioè era dove stava il primo Arisen che ha ucciso il drago, è stato devastato tutto quanto. Però appunto si è ambientato lì, si è aperta molto anche la cosa facendomi vedere quel PG, perché io voglio crederci che non usano a cazzo quella faccia, perché potrebbe essere un prequel. Dopo che ho visto quella faccia, il possibile stare ad ovest, quindi zona ancora più grande oltre le mura con continenti nuovi e gli arreghere da sé, potrebbe essere un prequel, potrebbe essere come è nato il primo Seneschal, oppure un placeholder anche. Però cazzo, potevano, Dio Madonna, fare una roba unico. Sì, purtroppo dell'abilità abbiamo visto poco, perché questo era il nulla. C'è una signorina bellissima. Abbiamo visto un colpo in affondo, delle botte di arco. Ma in realtà questa è una classe nuova, ragazzi, Hanno messo il lanciere magico. Sì, perché questo mica è un bastone, questa è una lancia, Questa è una classe nuova. Potrebbero aver implementato veramente le... hanno fatto la versione magica di ogni classe. Cioè, tipo, c'è magari l'arciere magico, il guerriero magico e qualcosa del genere. Perché inizialmente pensavo fosse uno stregone, ma non è un incantamento questo, No! Questo è tipo fisica? Sì, o temporale, o qualcosa che controlla le cose strane. Questo sì, questo è basic, è l'arcer mago, ma si nota parecchio. Non gliel'hanno tolto sto cazzo di anello di merda fosforescente. Non gliel'hanno proprio tolto. Però fatemi spizzare, perché ci sono... Allora, questi mi intrigano. Io spero che ci sia la possibilità di scegliere la razza inizio game. Cioè, sarebbe fighissimo il poterti fare... Anche se dipende, perché di lore la Risen è solo umano, però è anche vero che metà della lore l'hanno presa, l'hanno lanciata nel cesso brutalmente perché non c'era tempo, quindi potrebbe molto 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 intrigante. Spero che facciano uscire qualche altro trailer gameplay, o proprio del gameplay puro. C'è il mood di quell'ambiente, sì, c'è le foreste, le colline, è più bello, penso sia pure più interattivo, vediamo, perché questo è stato un bel teaser, è stato un state a capire che stiamo a parlare, ok, fatemelo sviluppare. È quella la cosa, infatti per questo ero confuso se potesse essere Gransis Rufus, perché ho visto un paio di luoghi che erano un po' troppo simili. La cosa migliore che potrebbero fare è universo alternativo, quindi vabbè, è tutto uguale, perché è tutto uguale, però che ci sta Gransis più il resto, perché in origine Dragon's Dogma doveva avere 3 zone grosse, quindi magari l'hanno fatta apposta, hanno fatto rivedere la zona remeccata di Gransis e poi in realtà c'è tutto il resto, però vediamo. Non abbiamo ancora una data, ma se va così allora l'anno prossimo. Allora, vedendo il gameplay, potrebbe tranquillamente uscire anche su autunno, perché mi sembrava più che fatto. C'erano i cutscene, c'erano i mosse, grafico e tutto. Però, ma che vada un altro anno, un'altra carta di credito, passa la paura. Stanno lavorando, se la stanno giocando, se la stanno spizzando, stanno facendo le fatte. Anche perché sono stacco con te in giro, carretti con teste morte. Io ho visto troppi carretti in sto trailer, visto troppi carretti. Sì, ma io ho visto un sacco di scuole nuove. Ho visto roba tipo della gravità, roba che fermava, ho visto dell'acqua. Perché poi se è ambientato in un periodo differente, vuol dire che i vari dei elementali dell'acqua, del tuono, ci stanno. Allora, se la gestiscono bene possono fare quark, possono mettere in campo un bel pisellone. Mettiamo, cioè sbattono sul tavolo una bella...
Wallera. È perché appunto, cioè, le cose sono due: o siamo l'universo alternativo, per forza di cosa è, mal che vada, è prima del puttanaio. Però se è prima del puttanaio, puoi farci delle cose. Ma comunque, ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia in questa live piena di crash, puttanaglie, emozioni. È successo tutto stasera, è stato un patatracchio di roba. E niente, noi ci vediamo domani sera, molto probabilmente con Dragon Age mischiato alle reaction agli altri trailer. Grazie per la compagnia, per gli abbonamenti e per le pubblicità e tutto quanto. Ricordate sempre, Corgi Gang fa bang bang. Buonanotte Ragnar, Kyle, Rufus, Ala e anche a tutti quanti lurker, che comunque siamo 9. Ma grazie a voi per la compagnia. Ciao belli. Don't take off.